Ma io intanto vorrei ringraziare Stefano e l'associazione Programmorata per il prezioso aiuto che mettono per questo tema della valorizzazione di Camerata Vecchia, che noi riteniamo uno dei progetti più importanti per la riqualificazione e lo sviluppo del nostro territorio, insieme ad altri che stiamo individuando o sono stati individuati negli ultimi anni. Credo che sia un apporto prezioso e ci offre sempre un'occasione per discutere, per approfondire, per capire quale strada intraprendere per rendere fattibili e rendere fruibili questi progetti. È chiaro che noi viviamo in questa fase, in una fase complicata sia dal punto di vista istituzionale e sia dal punto di vista economico, perché quello che mi riaggancio a quello che diceva Stefano, che questi progetti, questa fruizione di Camerata Vecchia, diciamo, si sta riscoprendo adesso. Ma Camerata Vecchia esiste da tanti anni, quindi non c'è stata forse in passato l'attenzione su queste tematiche, cioè che sono l'unica che consentono uno sviluppo di questo territorio. Io, da quando mi sono insediato sindaco e parlo per la mia amministrazione, abbiamo messo al centro proprio il rapporto anche con le associazioni. È un fattore importante, è un fattore trainante, è una collaborazione che va sempre di più fortemente incentivata. Io ci credo molto, nonostante magari qualche volta tra noi o tra le associazioni battibecchi tra istituzioni, però è importante anche discutere, confrontarci a muso duro, però avere chiaro gli obiettivi. È chiaro che viviamo un momento istituzionale complesso, cioè qui non si capisce più come deve essere organizzato il territorio, anche dal punto di vista istituzionale, chi comanda, com'è, le associazioni, il caos generale. Ci sono due leggi in discussione al Consiglio regionale, una sull'unione dei comuni e una sulla riorganizzazione degli enti locali. E quindi il comune e i comuni come il nostro, soprattutto quelli sotto i 1.000 abitanti, vivono un momento di confusione totale. Non sappiamo le funzioni, chi deve fare quello, con chi le deve fare, e questo è il primo aspetto. Poi c'è un aspetto economico molto importante, cioè i soldi sono finiti. Dicono, cioè rispetto a tanti anni passati dove veramente i soldi sono stati spesi e sono stati spesi a iosa e anche male e soprattutto male soprattutto e male. soprattutto, lo sto dicendo, e soprattutto male perché i soldi in quest'area sono arrivati, io non dico, anche qui a Camerata, e quindi c'è un problema anche di gestione oculata delle risorse, che mi trovi sempre d'accordo, e non è il solito copione, è proprio quello che penso. Bisogna bastonare chi sbaglia, giusto? Io sono per la trasparenza massima, te lo dico qua, ma te l'ho sempre detto, nel senso che io non c'ho, Quindi come si può dire? sarei a fianco a noi nella nostra battaglia di Io, Camerata. sì, la legalità è tranquillo, poi la legalità va approvata, Certo. questo a me mi trovi sempre L'importante è quello. Al tuo fianco su queste cose, quindi non c'è problema, te lo dico pubblicamente, quindi però lasciamo perdere, cerchiamo di. Quindi sono stati diciamo, spesi soldi a iosa, ma senza concretizzare nulla, quando i soldi c'erano. E non sono stati finalizzati a dei progetti di area, ma a progetti specifici, la fontanella a Camerata, il cosetto, il lavatoio lì, ma senza una visione Ma d'insieme. Quindi si potevano stornare i soldi per fare un'altra cosa, non credo. no, sto parlando, no, Mauro, non hai capito, sto parlando di un'altra cosa, cioè No. diciamo, questi soldi Ah, che arrivavano ai vari enti non sì. venivano gestiti con una visione d'insieme, ma venivano Una gestiti solo progettualità. per, come si può dire, il contentino alle varie singole amministrazioni. Io mi faccio il ponticello, tu ti fai Ermulino, ma non c'è stata mai una visione d'insieme del territorio. Quindi quello che si sta cercando è anche di creare una visione d'insieme. Camerata, che strategia d'insieme del territorio. Camerata che negli anni passati, ma non recenti, ma anche proprio passati, era un po' uscita fuori dal circolo. Come Un no? po' uscita fuori, un po' emarginata, non partecipava. Noi stiamo adesso a tutti i tavoli, vi garantisco che stiamo a tutti i tavoli istituzionali. Piano d'assetto, le aree interne, il parco dei Monti Sicurini, quindi il comune di Camerata cerca di rimettersi in gioco e quindi di essere presente a tutti i tavoli. Il problema è che adesso non ci sono i soldi. E cioè, arrivano le idee, posta il lavoro strepitoso che ha fatto Stefano, noi dobbiamo cercarlo di. Associazione. Stefano, associazione, scusa, associazione programmata, noi dobbiamo cercare di concretizzarlo E perché questo che dobbiamo arrivare poi a fare quelle cose.
a fare quelle cose, non solo a enunciarle, no? Né l'associazione né il comune, perché il comune anche nel piano d'assetto sta inserendo e ci sarà un supporto e una collaborazione dell'associazione programmorata che fornirà progetti, è che noi dobbiamo arrivare a quantificare le risorse, a trovare le strategie. Quindi questo è un po' il problema che si trovano in comunità di fronte, e dobbiamo necessariamente valorizzare, perché questo è l'aspetto, è uno dei Camerata Vecchia, è uno degli aspetti principali, è la storia di questo paese, è le radici, l'identità, quindi serve necessariamente approfondire insieme ad altre tematiche. Noi ci abbiamo solo abbiamo varie tematiche su cui muoverci, e noi ci abbiamo solo questo, non è che possiamo pensare a mettere una fabbrica, un'industria o biomassa, che forse c'aveva ragione Stefano. Forse c'è ragione, ma poi dopo ti spiego io perché ci siamo arrivati da soli, perché okay. Noi ci documentiamo e quindi poi okay. Sappiamo anche capire quando magari qualcosa vai troppo avanti rispetto a una tematica ambientale complessa. Esatto. E quindi noi dobbiamo trovare le strategie per realizzare un primo passo. E inserire questa valorizzazione nel piano d'assetto del parco, perché noi avevamo un piano d'assetto vecchio di 30 anni, non aggiornato. Proprio in questi giorni si sta decidendo di aggiornare questo piano d'assetto, e in questo piano d'assetto sia l'amministrazione sia enti esterni, un'associazione, stanno premendo sul parco, su quella società che sta elaborando il piano, di inserire la valorizzazione di Camerata Vecchia. Io parlo di Camerata Vecchia, ma ci sono anche altri aspetti. Vabbè, noi ci occuperemo di quello, ovviamente. Anche altri aspetti. Quindi è importante, perché poi se viene inserito nel piano d'assetto, se viene inserito in una strategia più ampia, probabilmente arriveranno anche le risorse per cercare di attuare, perché il piano d'assetto conseguentemente muove delle risorse regionali. A parte quello, da le linee direttive, da linee guida, quelle sono le linee guida, cioè ciò che è un piano regolatore del territorio, esatto, del parco, un piano regolatore del parco per i prossimi 30 anni. Noi l'abbiamo subito, un vecchio piano regolatore del parco, cioè il vecchio piano d'assetto, che ha provocato danni anche, perché non specialmente Camerata, io parlo per Camerata, era molto, molto penalizzata con il paese, perché se vai a leggere le 783 pagine che quel piano dice, praticamente Camerata era quasi esclusa, immobilizzata, non consentiva interventi. Adesso noi stiamo premendo, e questo succederà a breve, perché il 31 marzo, entro marzo ci sarà la illustrazione, la presentazione della bozza del piano d'assetto, e entro maggio dovrebbe essere concluso. Quindi ci consegna delle opportunità importanti per questo territorio, tra cui anche la valorizzazione del sito di Camerata Vecchia. Quindi noi dovremmo lavorare in sinergia per trovare poi le strategie. Ti dicevo, Stefano, del fatto che la Regione Lazio ha rifinanziato la legge numero 18 del 2007, che prevedeva all'epoca della Giunta Polverini 4 milioni di euro. Questi 4 milioni di euro poi sono spariti. Era Marazzo? No, del 2007, ma Marazzo c'era. Mi ricordavo Polverini, tanto non è che poi i problemi ci hanno sempre. Quindi la legge numero 18 del 2007, 4 milioni di euro dati per questo sviluppo delle aree interne, alla fine sono riandati nell'economia del bilancio e non si sono visti. Adesso la Regione Lazio l'ha rifinanziata con 2 milioni di euro, 100.000 per quest'anno, 1 milione per l'anno prossimo e un altro 900.000 per l'anno prossimo e 1 milione per il 2017. E lì che cosa prevede questo piano di riorganizzazione? Scusate, non si vede, mi chiamano da subito. Questo piano di riorganizzazione, che ci deve stare anche l'impresa che deve entrare, l'impresa, le associazioni dentro questo piano, perché quel piano prevede che il 40% delle risorse le deve mettere il privato. Cioè, però in altre aree ha funzionato, devi coinvolgere i privati nell'aggiornamento, nello sviluppo del territorio. Quindi questa, io adesso vi ho fatto un po' una quadra di come la situazione si sta evolvendo, e noi stiamo cercando in tutti i modi di far sì che anche quello che dice Stefano e l'associazione programmata si realizzi, perché è interesse dell'amministrazione, ma soprattutto dei cittadini e dell'economia di questa zona. E questo intervento è uno dei 3 o 4 interventi che permetterebbero un cambio di passo.
un cambio di passo, perché sì, perché poi ovviamente avendo un'attrazione turistica, certo, noi insieme a Camposecco, insieme a altri posti, a Camposecco ne abbiamo previsto anche un piccolo parco avventura che dava, quindi cercare di creare alcune situazioni che mettono, rimettono in moto il paese. Noi abbiamo solo questo. Noi non è che possiamo, la vocazione nostra è solamente turistica e di sfruttare, non si capisce, dicevo prima, il fatto come un parco, il più grande parco del Lazio, non sia riuscito a valorizzare, oppure non siamo riusciti ad emergere, quando in altri parchi invece le popolazioni, i centri che vivevano nel parco si sono sviluppati in maniera esponenziale. Quindi probabilmente ci sono state delle lacune del parco, delle lacune delle amministrazioni degli enti territoriali. Bisogna superare questi impasse e proiettarsi su qualcosa che porta, perché qui noi stiamo vivendo uno spopolamento pure di questi piccoli centri. Allora, il comune può fare la sua parte anche con degli incentivi, stiamo studiando qualche incentivo, come di chi viene a Camerata e ristruttura una casa, magari creare degli incentivi, ma le ristrettezze economiche, se non c'hai con una regione, una provincia, la provincia sta così che non si sa, e si è trasformata in area metropolitana, ancora non c'è il governo dell'area metropolitana, quindi pensa in che caos. 15 euro. Pensa in che caos vive questa cosa. Quindi l'augurio, insomma, che lavorando insieme in sintonia si riesca a portare che questo sogno, perché è il sogno della nostra popolazione, no? di rivedere, di ricostruire, di far fluire questo bel sito, sia a disposizione di tutti. Io vi ringrazio. Ok, quindi ringraziamo il sindaco. Penso veramente a queste cose, non è che... Beh, spero. No, però io quando parlo penso... No, perché poi qualcuno pensa sempre che è strumentale. No, sto scherzando. Con me mai. Va bene, quindi avendo verificato in sintonia, poi dopo casomai se c'è tempo parleremo pure un po' delle questioni che ci stanno in ballo. Però... ovviamente il tema della riunione è appunto la presentazione del libro, la presentazione della tesi, perché è questo che comunque ci preme, perché poi, come si dice, il resto sono chiacchiere, questi sono fatti, cioè nel senso che ricordo a tutti comunque che questo libro è l'unico libro che parla della storia di Camerata attualmente disponibile, perché non ce ne sono altri. Se non ci fosse questo libro da 5 anni a sta parte, chi veniva qua diceva: ma che è qua? Si guardava intorno e diceva: ma qui non c'è niente. Invece no, c'è una storia che è durata 1000 anni, che noi raccontiamo e che appunto Giovanna ha contribuito comunque a riscoprire, perché ci ha dato anche lei una bella mano.